Ciao ragazze, ciao ragazzi, top! Bentornati in un nuovo vlog. Allora, stiamo accompagnando mia suocera dai miei cognati, che sarà lì un po' di giorni perché comunque deve aiutare col bambino e poi va a trovare anche gli altri nipotini, insomma. E nulla, se ve la faccio vedere. Ecco qui, suocerina. Sai che è nata Madonna. una fanpage su di te su Instagram? Ma io non l'ho vista. Sì, te l'ho fatta vedere. Sì, ma sul mio non l'ho vista. Adesso ci vuole una fanpage anche di Davide. Beh, insomma, adesso ci vuole una fanpage anche su Davide, perché comunque non ha fanpage Davide. Mi sono messa pellicciotto preso da New Chic. Bellissimo, che mi ha inviato New Chic. È bellissimo, è tutto leopardato, sono molto. No, sono molto oggi. Vabbè. E sotto c'ho un bel maglione pesante di Primark. E questa è bella confortevole, bella, bella larga, sono contenta. E tiene caldo, anche se non è tipo pelosa così. Sì, è un pellicciotto in tessuto pile, però è molto bello. Ho anche il cappuccio. È bella, tiene caldissimo davvero. Non nevica più, però fa freschino. Freschino invernale. Ok, hashtag freschino invernale. Vabbè. E niente, adesso poi vi faremo vedere cosa facciamo oggi. Allora, ci siamo fermati un attimo qua. Cioè, guardate quanto è gigante. Ha un My Market. Non ci sono mai stata e mi incuriosisce molto. Vediamo se qua li trovo i pomelli per la cassettiera. Abbiamo appena lasciato mia suocera dai miei cognati, siamo stati lì un po' a parlare ovviamente. Non abbiamo mangiato lì perché non avevamo voglia di mangiare pizza o kebab, perché comunque troppi strappi alla dieta no. Stavolta vedete la sto prendendo seriamente. Non che prima non la prendo seriamente. Però non voglio fare troppi strappi alla dieta, insomma. Davide è un po' più sì, però comunque Davide ha meno chili da perdere di me. Vediamo com'è sto posto. Allora, c'è questo è a tre piani, qua ci sono tutte le borse, come potete vedere, è bellissimo, valigie, cioè ha un punto di rosa bellissimo, questo posto è enorme, veramente, e sono anche le scarpe, adesso guardiamo un po', qua c'è, cioè, non avevo mai visto questo posto, guarda un attimo, cioè questo addirittura 70%, 50%, vabbè, da guardare. Adoro. C'è questo qua, 8 euro. Questo. Sono proprio carine queste cose. Molto belle. Questo qua, ah, questa è nuova collezione. Questo non mi piace. Scarpe così non mi piacciono. Se non fosse per questa striscia rossa sarebbero carine. Allora, questo è l'angolo shabby chic, cioè guardate che carine queste cose. Cavolo, costano, questo qua costa 59 euro, questo qua. Sono i classici mobiletti da mettere in bagno. Sì, con le cose. Sono proprio carine queste cose. Ah, questo è stretto,
Sì, sono le cose da mettere in bagno, praticamente molto molto carine. Oppure in cucina, per metterci le robe tipo da cucina. No, ti viene in bagno. 59 euro. Cosa succede questo? Guardate che bello questo qua da mettere sul balcone. Questo è veramente bello. Le piantine, c'è anche l'angoliera. Ah, questo negozio mi sta veramente stupendo. Questo costa 39 e questo 59. Ecco qua, molto molto carino. C'è anche in altri colori ma non mi piacciono. Questo è molto bello. Ma qua c'è il reparto casa, insomma guardate quanto è grande. Questo per mettere la frutta sul balcone, cose così, guardate. Basta, sono ceste che si impilano una contro l'altra, vengono 12,90 e sono così, e poi tu le puoi impilare come vuoi, tipo farò tutto frutta, benvenuti alla nostra casa, bello proprio, mi piace, con la birra, è bello proprio, mi piace. Cioè, questi che sono singoli e poi ci sono questo che è unito e costa 37. Oppure c'è questo così un po' provenzale. Oh, ma sono cose molto carine, veramente, guardate. Anche delle cosine piccole, puccioso. Pucciosità. Questo mi piace troppo. Questo mi sa che voglio venire a prenderlo. O questo o quello lì. Piace. No, ma guardate questo mobiletto che carino! Che bello, cosa costa? Non so se perché ci metto queste scimmie orripilanti. Mamma mia, pesa tantissimo. Questo mobiletto pure è carino, eh. Eccolo qua il prezzo, 79 euro. Questo qua è tipo mobiletto da che cosa? La camera, è da corridoio. Ecco, questo è shabby chic. Questo è shabby chic. Qua ci sono tutti i contenitori, cestini, cose. Comunque ha tre piani questo posto. Tre piani, sopra casa, scarpe, bambino. Qua c'è uomo e bambino. Allora, siamo tornati a casa. Abbiamo deciso di pulire sotto al letto, anche perché così mettiamo via meglio le cose, dei contenitori e tutto. Pensavo peggio, devo essere onesta, Invece guarda la situazione. Questo è il letto sotto, come vedete qua è pieno di polvere così, tipo lo faccio vedere senza problemi. Adesso lo spolveriamo. Però per il resto, no, Davide sta, come vedete là, che sta pulendo i pannelli, quelli che fanno da appunto da contenitore, li sta, con l'aspirapolvere li sta pulendo. Io adesso qui ho dato una scopata, passiamo l'aspirapolvere, lavo il pavimento, poi rimettiamo i pannelli e poi mettiamo in modo ordinato questi qua. E adesso però butterò via un po' di cose, perché anche lì ci sono cose un po' da buttare. La bilancia non è da buttare. E adesso faccio un attimo una cernita e vediamo. Mi sto liberando di un bel po' di roba. Bene, abbiamo finito da poco di sistemare. Vabbè, io sono davanti ancora a sistemare, a piegare le cose. Che bello, ho ritrovato questo. Mi ero dimenticata di averlo. L'avevo preso l'anno scorso da Primark, quello di Minu, quello che ho di Minnie. Ho anche questo, c'è anche il cappuccio, no, è bellissimo. Quello di Minnie l'ho messo a lavare e mi sono messa questo, proprio confortevole. Comunque adesso abbiamo finito e Davide è stato carino che ha preparato da mangiare. Sono le 6:30, mangiamo presto. Mia suocera non c'è perché appunto è andata un paio di giorni dai miei cognati. Per aiutare, vi faccio vedere che cosa mangio. Allora, mangio la bistecca di tacchino, questa qua che è stata fatta ai ferri, e poi la rucola. Come vedete, sto mangiando in modo molto molto sano. Ha cucinato Davide, è stato molto bravo. E niente, buon appetito! Ci vediamo dopo. Bene, finito di mangiare e mi sento veramente piena mangiando in modo sano, sono veramente contenta. E poi quando farà bello ci iscriveremo a palestra. Ci
cioè in palestra, non a palestra, vabbè. E volevo dire una cosa. Oggi ho veramente, l'ho combinata grossa, ho fatto un danno assurdo, perché sì, sono entrata nel negozio che avete visto, ma c'erano delle cose, una più bella dell'altra. No, vabbè, non potete capire. Vi faccio il try on haul. Allora, siccome sto buttando via un sacco di cose, di vestiti vecchi, cose che comunque non uso più, sono larghe e quant'altro. E a tal proposito, perché ho visto nel video ieri che ho buttato due cosine di Hello Kitty, mi dite, però potresti donare, dare, cioè, cos'è che dono? Le cose rotte, rovinate, che non sono di utilità alcuna? Se io, tipo i vestiti, quelli sì, li metto nelle solite campane, raccogli i vestiti, o se no li do a mia mamma, mia mamma, o mia figlia, o chi li posso dare, non c'è bisogno che mi dite voi. Oppure se sono veramente malconci, cioè proprio li butto via, perché comunque non ho faccia di andare a regalare, di dare cose comunque che sono rovinate o schifose, insomma. Poi comunque quel che faccio, se devo fare qualcosa di bello, non certo lo vengo a dire su YouTube, perché queste cose, ricordate, si fanno in anonimato, non ci si deve vantare se si fa delle donazioni, insomma, le cose caritatevoli, ecco. Comunque, tornando al discorso di prima, del danno che ho fatto, praticamente ho acquistato mezzo negozio. Cioè, in realtà non ho acquistato io, mi ha comprato alla fine Davide, mi fa, vabbè, ti faccio come regalo di compleanno, lo voglio fare io questa cosa. Gli ho detto, sì, amore, grazie. Come poter rifiutare una cosa del genere? E quindi vi farò il try on haul di queste cose, perché sono una più bella dell'altra. Vabbè, impazzisco, cose stupende, wow. Niente, io vi mando un bacione, spero che il vlog vi sia piaciuto, che abbia tenuto compagnia. Grazie a tutti i nuovi iscritti, gli iscritti di sempre. Mi raccomando, state sintonizzati, perché ne vedrete delle belle. Ovviamente ci sarà un viaggio, poi un altro, e vedete che cose molto pucciose, si è anche vociferato su Instagram. Non posso svelarvi nulla, comunque top. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!